Siamo con Lollo del comitato dell'acqua, che il comitato dell'acqua è contro questo tipo di coltivazioni. Diciamo che analizzando l'aspetto sotto la problematica acqua, qua si parla di coltivazioni di mais geneticamente modificato. Quindi potremmo partire dal presupposto che già il mais a livello acqua è una delle coltivazioni che più crea degli squilibri, in quanto è una pianta che richiede una grossissima irrigazione. No? Come se questo non bastasse, l'aggiunta del fatto dell'organismo geneticamente modificato porta non solo alla contaminazione delle altre varietà di mais, ma può portare alla contaminazione anche del suolo e quindi anche dell'acqua. Speriamo di trovarci la settimana prossima, perché dobbiamo fare lo scambio di semi e sennò... Allora, se vieni ti porto anch'io un po' di roba. Noi ci troviamo lì a lui. Siamo qui con Tiziano Fantinelle del gruppo Coltivare Condividendo dopo una partecipata iniziativa in piazza Piloni a Belluno contro le coltivazioni OGM, in particolare quella del mais, che partirà a breve dopo che la Corte Europea ha dato il via libera alle coltivazioni di alcune varietà. Uno dei più importanti soggetti coinvolti nella vicenda è la Monsanto, una multinazionale di biotecnologie agrarie che mira alla nostra sovranità alimentare, distribuendo semi brevettati di proprietà dell'azienda. Chi è la Monsanto, Tiziano, e chi altri vuole gli OGM? La Monsanto è sicuramente una delle più grandi multinazionali a livello mondiale, che si occupa di tante cose, si occupa della questione agroalimentare attraverso gli OGM, ma anche produttrice di pesticidi. Uno dei più famosi ad esempio è il Roundup, che è un diserbante che sta creando problemi un po' in tutto il mondo, però si occupa di tantissime altre cose. Dagli anni 30 in poi la Monsanto si è molto, molto distinta a livello mondiale per tutta una serie di prodotti che ci ha regalato, dalla diossina, dall'agente orange utilizzato nella guerra del Vietnam, all'ormone della crescita dei bovini, quindi dall'aspartame, eccetera, quindi è una ditta che è molto, molto forte e ha una potenza notevole. Cosa interessante è anche notare come molti dirigenti della Monsanto poi sono andati a occupare anche cariche importanti all'interno di enti e istituzioni americane che dovevano poi controllare che il livello sia dell'alimentazione che delle sementi fossero salve, quindi si capisce un po' anche la potenza di questa grossa multinazionale. In Italia c'è una fortissima opposizione agli OGM, abbiamo statistiche che parlano di oltre l'80% delle persone che sono contro gli OGM, dell'80% anche degli agricoltori che sono contro gli OGM, quindi c'è una forte opposizione. Le associazioni di categoria tipo la Coldiretti, la CIA sono contrarie, c'è solo la Confagricoltura, che è un'associazione appunto di agricola che è favorevole agli OGM, e tutta una serie di altre realtà come Futuragra, come Movimento Libertario, eccetera, eccetera, che sono queste realtà di agricoltori che vogliono, che dicono che coltivare OGM è qualcosa che è alla base della libertà sostanzialmente per gli agricoltori. In realtà invece poi sappiamo benissimo che gli OGM vanno poi a contaminare altre varietà di mais, eccetera, quindi è tutt'altra che libertà, è qualcosa che viene imposto. In particolare il nostro territorio ha diverse varietà di mais, per citarne alcune sono lo sponcio, il fiorentin, il bianco perla e tante altre. Quali sono i rischi per queste varietà locali? Noi come gruppo Coltivare Condividendo abbiamo girato per diversi anni qui in provincia recuperando circa una quindicina di varietà di mais locali, e questi sono veramente un patrimonio di biodiversità non indifferente che non si trova in altre parti d'Italia. Il problema grosso è che non può esistere una coesistenza tra mais OGM e mais tradizionale, mais comune, e di conseguenza c'è questa contaminazione che viene attraverso il polline, e di conseguenza rischiamo che queste varietà si perdano, cioè vengono contaminate dall'OGM, e quindi nel giro di qualche anno non è più possibile avere queste varietà locali sui quali noi potremmo costruire una vera e propria anche non solo autoproduzione e alimentazione, ma anche un'economia legata al territorio, legata alla biodiversità, legata al biologico,
se scegliamo la strada, se qualcuno sceglie la strada dell'OGM, significa radere al suolo tutto quanto, avere solo mais OGM, quindi avere un territorio che, oltre ad essere contaminato, non ha nessun tipo di tipicità e non si distingue dalle altre parti del mondo. E come possiamo educare gli agricoltori che sono ammaliati da questo tipo di semenza? Ma credo che bisogna fare una distinzione tra quelli che sono i piccoli produttori e gli autoproduttori, che sono tantissimi e autoproducono per alimentarsi o per vendere piccole quantità di mais o altri prodotti, e sono molto attenti di solito. Sono persone che sono arrivate qui attraverso un percorso anche formativo, che seguono molte volte l'agricoltura biologica, che scelgono di un cibo sano, e quindi queste persone sicuramente hanno già una notevole conoscenza. Il problema più grosso è quando ci troviamo di fronte a grossissime aziende dove gli agricoltori pensano sostanzialmente solo al reddito, solo ad avere un profitto immediato senza avere una prospettiva a lungo termine, e lì diventa molto difficile, perché sono gli stessi agricoltori che per anni hanno coltivato in pianura padana il mais ibrido, causandone sostanzialmente la sterilità del territorio. Noi abbiamo in pianura padana una fertilità del suolo che è sotto l'1% di sostanza organica, e quindi siamo a livello di desertificazione. Quindi pensare che chi ha fatto questo tipo di attività per tanti anni, facendo mais su mais, vendendo di pesticidi, diventa difficile pensare che abbiano la capacità di non utilizzare l'OGM. In realtà l'utilizzo dell'OGM non è qualcosa di economico, perché gli viene venduto come un prodotto che resiste alla siccità, che resiste alla pirale. In realtà non è vero, perché poi i dati lo dimostrano chiaramente, quindi cadono in un meccanismo che poi li rende schiavi della multinazionale, perché quando uno compra i semi della Monsanto non compra un seme, li prende sostanzialmente in affitto, sono qualcosa che loro ti concedono. Tu sei obbligato a comprare i prodotti della Monsanto assieme ai semi della Monsanto, e sei vincolato da un contratto capestro che sta provocando molti danni a livello di contadini nel mondo. Perché ogni anno bisogna ricomprare, esatto, i semi. Non c'è alcun tipo di autonomia dal punto dell'autoproduzione del seme, eccetera, e quindi ci sono dei contratti molto, molto vincolanti, per cui sei dipendente della Monsanto, e quest'anno può darti semi, ma fra 5-6 anni potrebbe anche decidere di non darti di più, e tu non hai più la possibilità di cambiare le coltivazioni. Quindi diventa molto difficile questo tipo di opera di informazione. Una cosa invece che è importante che facciano gli agricoltori, i piccoli allevatori che allevano il pollo e la gallina in casa, che quando vanno a prendersi i prodotti al consorzio o alla rivendita, guardino che non siano prodotti mangimi con dentro prodotti OGM, che siano OGM free, perché molte volte c'è qualcuno che si alleva l'animale in casa alimentandolo con prodotti OGM, quindi è uno dei grossi paradossi che ci sono. Certo. Poi ti volevo chiedere, com'è che si può bloccare in Italia gli organismi geneticamente modificati, e qual è la situazione degli altri paesi europei? Allora, la maggior parte dei paesi europei, dopo la sentenza di giugno di settembre, ha adottato la cosiddetta clausola di salvaguardia, cioè una legge momentanea che blocca, che fa una moratoria sugli OGM. Quindi la Germania, l'Austria, la Svizzera, il Lussemburgo, la Grecia hanno adottato questo tipo di clausola, quindi sono a posto. In Italia questa clausola non è stata adottata, quindi siamo sostanzialmente scoperti da un certo punto di vista. Noi abbiamo iniziato questa mobilitazione circa un mese e mezzo fa, cercando di coinvolgere anche realtà di altre parti d'Italia. Ci stiamo riuscendo, c'è qualcosa che si sta muovendo. Recentemente ci hanno proprio detto che il Ministero dell'Agricoltura non autorizzerà mai coltivazioni mais OGM Monsanto. Purtroppo c'è d'altra parte il Ministero dell'Ambiente con Conclini, che invece è molto favorevole al discorso OGM. Dobbiamo sostanzialmente fare una campagna informativa molto forte, molto pressante, informare tutti quanti e cercare di fare il più possibile una mobilitazione. Noi chiediamo che anche l'Italia adotti la clausola di salvaguardia e che faccia la moratoria sul discorso dei mais. La strada che noi abbiamo come cittadini è questa, cioè fare pressione, mobilitazione, cercare di adottare questo tipo di iniziative. Ok. Con il tuo gruppo ti occupi di agricoltura relazionale, ci puoi spiegare cos'è e quali progetti state portando avanti, a cominciare ad esempio a degli orti aperti? Sì. E noi l'abbiamo chiamata agricoltura relazionale, l'agricoltura che stiamo facendo, perché l'abbiamo un po' svincolata da quelle che sono le etichette tradizionali, biologico, biodinamico, eccetera. Non è basata su una tecnica di coltivazione, ma su una relazione, cioè tra persone che si trovano, condividono delle conoscenze, delle esperienze e cercano di fare qualcosa assieme. Secondo noi la cosa prioritaria è proprio questo, di fare le cose assieme, scambiarsi le informazioni, le notizie, e quindi anche avere la possibilità di adottare delle tecniche di coltivazione che sono più adatte a quelle che sono le nostre esigenze. È chiaro che escludiamo totalmente la chimica di sintesi, c'è qualcuno che esclude anche i prodotti di derivazione animale, quindi fare agricoltura che è una così vegana, qualcuno che fa l'orto sinergico, qualcuno che fa altri tipi di coltivazione. Però la cosa importante è che noi lo facciamo da soli, questi tipi di cambi, questi tipi di orti, ma li facciamo insieme agli altri.
Noi portiamo avanti anche un lavoro sul recupero delle varietà antiche locali del nostro territorio che poi doniamo, regaliamo alle persone che vogliono coltivarsi l'orto del campo di casa e ovviamente diamo anche un supporto, un'informazione tecnica. Quindi non diamo solo il seme, ma diamo anche a queste persone, a chiunque voglia partecipare, la possibilità di far parte di un gruppo di persone, quindi di essere in relazione con gli altri. Noi crediamo che questa sia una cosa molto importante, perché molte volte più si è isolati, più si è condizionabili, anche ovviamente dai grossi poteri, quando in realtà invece si fanno le cose assieme ci si rende conto che poi le conoscenze che abbiamo sono molte e spaziano non solo dal discorso dell'agricoltura, ma anche dal discorso di ecoturismo, di informazione, di comunicazione, e quindi è una ricchezza sicuramente notevole per tutti. E infine, per chi volesse seguirvi, come può contattarvi? Sì, beh, noi abbiamo un blog, l'indirizzo è www.coltivarcondividendo.blogspot.com, lì ci sono tutti i riferimenti per quel che riguarda il nostro gruppo. Ovviamente abbiamo tutta una serie di iniziative appunto anche legate al discorso degli orti che noi apriamo alle visite, quindi siamo disponibili per farle visitare a chiunque voglia venire e creare queste relazioni anche a distanza con altre persone, con altri gruppi che fanno questo tipo di attività. Tiziano, ti ringraziamo, da Belluno Più è tutto. Grazie.